Il progetto di ricerca sul quale ho lavorato durante il mio percorso di dottorato è stato focalizzato sul ruolo del recettore chiamato SRB1 nella fisiopatologia cutanea. Allora, SRB1 è un recettore di membrana che si trova sulla superficie delle cellule, che è coinvolto principalmente nell'assorbimento di colesterolo da parte delle cellule. E come sorsa di colesterolo ci sono soprattutto le lipoproteine ad alta densità circolanti nel sangue che sono un ligando preferenziale per questo recettore. Questo recettore è principalmente espresso in organi del corpo umano come il fegato, che hanno una grossa richiesta di lipidi per svolgere le proprie funzioni. Però sorprendentemente abbiamo trovato questo recettore SRB1 espresso anche nell'epidermide umana, che è lo strato superficiale della cute, dove non c'è apporto diretto di sangue e quindi neanche di lipoproteine. Inoltre è stato dimostrato da uno studio svolto su cheratinociti umani, che sono cellule presenti nell'epidermide, che questo recettore è sensibile all'effetto ossidante di inquinanti atmosferici alla quale la cute viene normalmente esposta. Durante il mio dottorato mi sono focalizzata sul capire quale fosse la funzione di SRB1 nella cute umana, concentrandomi su processi epidermici che normalmente avvengono a livello cutaneo, come la proliferazione, la migrazione e la differenziazione. Utilizzando modelli cellulari di cheratinociti umani, abbiamo osservato che SRB1 è indispensabile per la proliferazione e la migrazione delle cellule e che quindi una mancata espressione di questo recettore a livello di cheratinociti porta ad una ridotta capacità delle cellule a rimarginare le ferite in vitro. Per quanto riguarda invece la differenziazione, abbiamo utilizzato dei modelli tridimensionali di cute che mimano la struttura e anche la fisiologia cutanea umana, e abbiamo osservato una disorganizzazione nella struttura, epidermica in questi modelli dove l'espressione di SRB1 era ridotta. E inoltre abbiamo osservato anche una riduzione nella distribuzione dei lipidi e anche nella loro quantità all'interno dell'epidermide. E ricordo che i lipidi all'interno dell'epidermide sono molto importanti per l'effetto protettivo della cute nei confronti degli inquinanti atmosferici.